22esima giornata di campionato, si torna al Franchi per Fiorentina-Genoa dopo un inizio 2022 con la partita a porte chiuse vinta a tavolino contro l'Udinese. Questa volta al Franchi scendono gli 11 viola, i ragazzi di mister italiano, per conquistare i punti contro l'esordio del nuovo allenatore Conco e contro appunto il Genoa. Stasera come finisce? Stasera finisce 3-1. 2-0. Gol di? Vlahovic, Milenkovic e Biraghi. Duncan, Nico Gonzalez. Secondo te? Per me finisce 2-0 viola, gol di Vlahovic e Castrovilli. Diciamo meglio dell'anno precedente, diciamo. Speriamo continuano così e meno Europa League dobbiamo arrivare quest'anno. Ma speriamo di vincere. Quello sì, c'è da recuperare punti. Sì. Però Napoli è stata una bella partita. È stata una bella partita, emozionante. Si vince. Sicuro. Siete riusciti a prendere uno dei 5.000 biglietti, siete riusciti a accaparrarlo. 5 minuti dopo che avevano iniziato la vendita l'avevo preso. Tra i primi, il primo. Con l'abbonamento, però non potevo mancare. Praticamente a guidare il gruppo. Si gioca però in campo con Vlahovic che tocca per Torreira. Poi contatto netto con Saponari. No, numero 9 punta, il numero 57 parte Dusan Vlahovic, la zeppetta sotto e para Sirigu. Ora Siviglia per la semifinale di Europa League. Vabbè, ma lì il Siviglia però ha fatto 3 gol. Dai. Nico Gonzalez, un no look per Vlahovic, esce Sirigu e poi Odriozola! 1-0! Fiorentina in vantaggio al Franchi al 14esimo minuto. Occhio. Genoa non riesce a uscire, riesce a muoversi bene, invece Torreira e anche Biraghi, pallone dentro, di testa va Bonaventura! Jack Bonaventura! 2-0 Fiorentina! Porto Torreira, parte Biraghi col mancino a girare! Oh, ma che gol è! Ma che gol è! Uela! Ma è fantastico, ma 3-0 Fiorentina al 41esimo, punizione splendida! Attenzione a questo splendido pallone di Bonaventura per Vlahovic, il sinistro di Vlahovic. Che meraviglia! È calcio totale al Franchi. 4-0 Fiorentina sul Genoa. Ma che pallone con il contagini di Bonaventura per Vlahovic. Il fischio del direttore di gara arriva adesso. Parte Biraghi, sinistro a girare. 5-0 palla al Genoa, doppietta di Cristiano Biraghi che va in panchina a esultare con tutto il gruppo viola. Un'altra perla su punizione di Biraghi, praticamente la fotocopia del gol precedente, ma con posizione centrale, la conclusione però uguale. Quarto gol in Serie A in questa stagione per il capitano dei viola, che va a esultare davanti alla panchina. Ancan si propone male, c'è lo spazio quindi per Rincone, largo a sinistra. Ah, il numero 11, il cross è teso per Torreira. Di testa. 6-0, Lucas Torreira al Franchi contro il Genoa. Colpo di testa di Torreira su un pallone favoloso di Koné. Finisce 6-0 al Franchi, grande risultato per i ragazzi di mister italiano. A sbloccare la situazione ci pensa Odriozola e poi gol di Jack Bonaventura, doppietta di Biraghi, gol anche di Dusan Vlahovic e chiude con il 6-0 Lucas Torreira. Grande partita, dai, grande partita. Bella partita, bellissima partita, 6-0, meritatissimo. Hanno giocato tutti bene, hanno giocato. E migliore in campo Biraghi. Biraghi doppietta su punizione, tanta roba.
Grazie. Dai, forza Viola, sempre forza Viola. Ciao. Com'è andato? Un commento a caldo. Ma Steph si è giocata una porta sola per adesso in allenamento, quindi innanzitutto c'è da ringraziare il mister. Forza Viola. Vi saluto. Migliore in campo. Migliore in campo Viro, il capitano. Ci sta il nuovo Cristiano Ronaldo. Il nuovo Cristiano Ronaldo ci sta a casa. Grazie. Grazie. Siamo troppo forti, c'è poco da fare. Migliore in campo? Nico. Ciao. Sempre. Nico, sempre. Nico Gonzalez. Numero uno. Commento a caldo su questa partita. Ho fatto una buona partita, ci siamo rifatti da Torino e penso che il migliore in campo sia stato Nico Gonzalez e Vlahovic, che sono riusciti a ridare animo a questa squadra. Hai guadagnato anche la maglietta? Sì, ho chi? Di Hajon. A fine partita mi è venuto anche a cercare e sono contento. Mi chiamo Jacopo. Jacopo, quanti anni hai? 4 anni. Ti sei divertito? Sì. Me lo dici forza Viola? Forza Viola! Ah, Icone! Subito sì. Quella maglia nuova hai preso? Sì. Me la tengo stretta. Bellissima. Senti, sei divertito stasera? Sì. Miglior gol? Vlahovic di pallonetto. Bellissimo. Verso la voce. Me la fate un forza Viola con la voce che rimane? Forza Viola! Forza Viola! Cioè, da dire che si è sofferta anche oggi fino all'ultimo minuto. No, scherzo. Una bellissima Fiorentina, speriamo di continuare così, di dare soprattutto continuità, no? Abbiamo sempre negli occhi la partita di Napoli, ma abbiamo sempre negli occhi la partita di Torino. Speriamo sia stato un incidente di percorso, possa capitare. Sembra. Noi comunque, o che si vinca o che si perde, siamo sempre qua. E sempre a sostenere la squadra. Forza Viola, come? Migliore inizio 2022 che l'ha fatto? Ma io migliore dirne uno di oggi? Di oggi? Ma oggi tutta la squadra, dai. Oggi, Biraghi, oggi no. Si può di Biraghi, dai, Biraghi per la doppietta, ma io direi tutta la squadra, capitano. Perché alla fine siamo 11 si scende in campo, quindi oggi hanno giocato bene tutti, poi si può primare Biraghi per la doppietta, sì, però è la squadra, capito? Diplomatico, te che pensi? Sì. Io? Io sono d'accordo con gli amici. Non si può dire no, comunque, grande Fiorentina si sta giocando bene ultimamente. Diciamo che si può puntare anche a una posizione abbastanza alta quest'anno. E qua dietro, qua dietro. Vieni, vieni. Dai. Com'è andata? Benissimo, una gioia assurda. Migliore in campo. Biraghi. Biraghi, Biraghi, decisamente Biraghi. Forza Viola! Ragazzi, fermi, per favore, un commento a caldo sulla partita. La partita molto bella. Si ringrazia mister italiano che ha completamente sconvolto questa Fiorentina. Lo ringraziamo, ha portato mentalità, gioco. Solo grazie. Migliore in campo stasera. Beh, che dire, i Jack e i Jack. I Jack. Buonaventura, c'è un piacere. Se senti questa intervista, chiamaci perché sei il giocatore più forte della storia. I Jack e i Jack. Qui abbiamo un fan club di Jack. Sì, Jack e i Jack. Io lo amo, Jack e i Jack. Va bene, grazie. Ciao, Jack, ti amo. Ti sei conquistato la maglietta di Castrovilli stasera? Sì, una grande emozione, una grande Fiorentina. Speriamo di tornare dove meritiamo. Beh, stasera un 6-0 che lascia tranquilli, fa respirare, no? Sì, un grande 6-0 e speriamo di confermarci già da domenica prossima, perché le partite sono tutte difficili. Abbiamo visto a Torino, sì. E niente. Migliore in campo? Vincenzo Italiano. Ciao a tutti e forza Viola! Ciao!